90 minuti che valgono una stagione. Ogni giornata, però, fino a questo momento, ha smentito quella precedente. Una tendenza che potrebbe confermarsi anche domani se il Catanzaro vincesse lo scontro diretto con il Bari. Futuro liquido, impossibile pronosticarlo, ma ci sono diverse certezze ad accompagnare i biancorossi in vista della sfida del Ceravolo. Quella più importante è legata al distacco in classifica, con il Bari avanti di 7 punti rispetto al Catanzaro. Il successo biancorosso nel derby contro la Virtus Francavilla ha cambiato nuovamente le carte in tavola grazie al contemporaneo passo falso degli uomini di Vivarini al cospetto del Monopoli. L'incrocio del Ceravolo, dunque, al netto di tutte le smentite del caso, sia da una parte che dall'altra, sarà spartiacque. La sconfitta contro il Bari, intanto, non ha ridimensionato le ambizioni di alta classifica della Virtus Francavilla. I biancoazzurri attendono la Paganese tra le mura amiche, un fattore da tenere bene in considerazione perché la Virtus ha il migliore rendimento interno del girone C con 38 punti raccolti. L'ultimo passo falso in casa risale a novembre 0-1 con la Turris, dopodiché la squadra ha portato a casa 8 vittorie consecutive nella cornice del Giovanni Paolo II. Trasferta in terra laziale per il Monopoli all'ostacolo Monterusi Tuscia, mentre per il Foggia c'è il Picerno. Il Taranto invece spera di invertire la rotta. La sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la Vibonese ha tolto ulteriori energie fisiche e mentali alla squadra di Laterza, alla ricerca di nuove certezze nella trasferta di Potenza. Ultima chiamata o quasi infine per la Fidelissandria. Le residue speranze di salvezza passano dalla gara del Degli Ulivi con il Latina.